compra. Che deve Cancelo 39 e Rafinha 39. Ma Cancelo a 39, secondo me, io te lo dico, io sempre sono gli interessi, sono innamorati di Cancelo. Se a me mi dicessero, io fossi dirigente lì, mi dicessero, per prendere Cancelo c'è bisogno di 39 milioni, e io ti dico, e tietelo Cancelo, ne prendo un altro. Che sicuro. Perché non è che stiamo parlando di Ronaldinho, eh? Cancelo è un buon giocatore. Ma anche. Attenzione però che quelli buoni costano, perché poi gli altri li trovi, ma. Quando non sono decisivo. Cioè, secondo te Cancelo vale 30 milioni più di Lazzari della Spal? Secondo me no. Secondo me no, lì a destra no. Secondo me, anzi, non sono neanche sicuro che uno sia meglio dell'altro. Te lo dirò non perché ce l'abbia con Cancelo, E ci mancherebbe altro. È vero che la Champions League può potenziarlo. Oggi un terzino dici no e magari ti fa una buona Champions, oggi che l'Inter è qualificata e può venire uno a prendertelo per 50-60, perché oggi i prezzi sono andati. Esatto. Ciao. Sì, mio caro, il Milan con Muzio Bianchi non vinceva, poi ha dovuto mettere Mazzotti e Maldini. Sì, sì, solo che secondo me bisogna farsi molte domande su perché sono saliti così tanto i prezzi del mercato mondiale a fronte di un valore industriale che non sta in piedi. Quando due cose non stanno in piedi c'è un'altra spiegazione dietro, le ragioni di Roma. Purtroppo stanno in piedi perché prendono un sacco di soldi e ha drogato un po' il resto del mercato insieme anche agli sceicchi, eccetera. Stanno in piedi? In Inghilterra, guarda. Cioè, stanno in piedi le società, sì. Però quelle spese sono giustificate. Però le fanno 4-5 società. Ma fanno, sì, ma poi secondo me tra qualche anno scopriremo che sono calcio internazionale. Per me. Ma quelle medie in Inghilterra spendono, io l'ho tutto spendono, ma spendono, non è arrivata, ha preso